Questa mozione nasce dal fatto che le carenze di personale sanitario in ASL 5 non siano più sostenibili. Il Covid ha ulteriormente aggravato una situazione che era già compromessa. Negli ultimi mesi si sono verificati moltissimi casi di personale sanitario sia all'ospedale Sant'Andrea di Spezza che all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, contagiati risultati positivi al Covid-19. E anche a seguito di questi contagi si sono aggravate le criticità che riguardano la carenza di operatori sanitari, medici di medicina generale, medici specialisti ospedalieri, infermieri, OSS. Queste carenze di organico, oltre a creare stress negli operatori, obbligandoli a turni massacranti ed eccessivi carichi di lavoro, ottiene come risultato un peggioramento della qualità dei servizi offerti, la carenza di cure e di interesse nei confronti dei pazienti, fenomeno del burnout. Non è pensabile continuare a combattere questa guerra con truppe decimate, acciaccate, stanche e demoralizzate. Occorrono rinforzi subito. Da tempo gli infermieri, i medici e le sigle sindacali lamentano le mancanze di assunzioni. Le defezioni da contagio hanno costretto a chiudere vari reparti perché rimasti senza personale. Al momento non vi sono riserve di medici e infermieri e ciò significa che se mancheranno ancora altre figure si chiuderanno altri servizi ed altri reparti. Non ultimo si è espresso in merito anche l'attuale direttore generale Paolo Cavagnaro, che ringrazio per l'impegno da subito dimostrato. Fresco di nomina, in un'intervista rilasciata a un noto quotidiano locale in data 15 gennaio, lamenta e riconosce una tangibile carenza di personale in ASL 5 e sottolinea la mancanza di direttori di struttura complessa. Contestualmente considera prioritario ed urgente procedere con nuove assunzioni. Quindi chiedo di garantire urgentemente, nei limiti della propria competenza, di concerto con l'azienda sanitaria Spezzina, l'indizione di bandi per l'assunzione di medici, infermieri ed OSS, così come anche suggerito dal direttore generale di ASL 5, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, per far fronte alle carenze di organico che da tempo influenza negativamente il livello di assistenza sanitario locale. Grazie.